ci troviamo qua a Palazzo d'Orleans con il presidente della regione, perché in un momento estremamente febbricitante e anche caldo, direi io, molto caldo, della regione siciliana, dove Roma paventa commissariamenti, e noi qua a resistere, no? Noi siciliani, dico io. Ci sono state alcune questioni, per la verità, che hanno fatto un po' fibrillare tutto il panorama istituzionale, direi io. Una, e la principale, fra tutte queste, è quella della sanità, con quello che è successo a Catania e con quello che è successo anche a Palermo, voglio dire io, di queste due. Forse avranno anche matrici diverse, modalità diverse, ma soprattutto Catania è stata l'eclatanza con l'attacco del ministro, eccetera, eccetera. Ma intanto io devo dire che su questa vicenda della piccola Nicole io non ci ho dormito, non ci ha dormito Lucia Borsellino, che ancora lavora, ci ha lavorato notti intere. Il dolore più profondo, la nostra sofferenza terribile di trovarsi di fronte all'idea spaventosa di una bambina che non ha potuto conoscere la vita, così, cioè è passata dall'utero materno a una bara, cioè senza poter veramente avere la possibilità che tutti gli altri bambini hanno. E tu drammaticamente ti chiedi cos'è accaduto, cosa poteva essere fatto. E qui però un ragionamento va subito fatto. Finiamola a dire ogni volta che è colpa del sistema, perché ogni volta che si dice che è colpa del sistema, in realtà poi finiamo per non individuare le responsabilità personali della gente, per cui tanto il sistema in galera non ci può andare, al massimo può essere commissariato, giusto? Sì. Però invece noi in questo caso vogliamo veramente giustizia e vogliamo fare chiarezza. Se c'è qualcuno che ha sbagliato e che ha delle responsabilità, è giusto che paghi. Già noi abbiamo avviato dei procedimenti cautelativi, come la sospensione dell'attività di ostetricia nella clinica interessata. Ma questo non perché noi vogliamo dare un giudizio di condanna tout court prima della stessa magistratura, per intenderci, perché riteniamo che rispetto già agli elementi emersi in via cautelare si debba effettuare un'attività addizionale ispettiva se ci sono tutte le condizioni del parto sicuro in questa clinica. È ovvio tutto questo, e questo è un fatto che mi sembra di una durezza da parte della regione, dico, che ha pochi precedenti. Non è che in Campania, rispetto all'omissione che è avvenuta persino alla, possiamo dire, di soccorso, rispetto, no, omissione, ma insomma all'abbandono che c'è stato terapeutico di una bambina che è stata dimessa e si è preso un provvedimento così duro. Quindi sinceramente le parole che attribuivano ho mancato rispetto dei livelli elementari di assistenza in Sicilia da parte di fonti governative ci hanno sembrate eccessive per tanti motivi. Nella zona di Catania sono previsti 16 punti di rianimazione di unità intensiva di rianimazione pediatrica in più rispetto alla media nazionale. Quindi Catania è uno dei posti dove non può accadere che un bambino non abbia la rianimazione, per invece rispetto alla media che noi della popolazione e delle nascite che ci sono, noi siamo 16 posti in più. Quindi la prima questione che si pone è se veramente quella notte non ci fossero i posti. Seconda questione, in ogni caso, posti o meno, se c'è una bambina che è a rischio di vita bisogna ricoverarla per forza, perché questo è lo standard e l'imposizione che noi abbiamo per legge, altrimenti c'è una cosa, omissione di soccorso scatta. Quindi non è vero che la bambina poteva non essere accettata, per essere chiari.
anche perché quando tu te ne vai in una rianimazione, in una terapia intensiva, sicuramente ci saranno occupati posti, cosa, circostanza che noi vogliamo che venga verificata, e a tal fine i provvedimenti non li abbiamo assunti solo nei confronti della clinica, ma anche nei confronti delle unità interpellate pubbliche, per verificare tutte le cartelle cliniche, lo stato di degenza effettiva. C'è sempre un paziente che al limite dell'uscita dalla terapia intensiva, che può essere trasportato altrove o può essere trattato senza più la necessità del trattamento intensivo. Bastava prendere atto di questa situazione e ricoverare la bambina, giusto? Oppure bastava prendere lei soccorso? No, un momento, sull'eli soccorso te la dico tutta. Te la dico tutta sul risoccorso, però ti dico intanto quindi che la clinica, già dalle prime indagini della ispezione, cosa viene fuori? Che la clinica non ha informato il 118 della gravità della bambina. La bambina nasce con una depressione intorno ai 3, il livello quindi di vitalità che è al 3, a fronte di un livello di vitalità ottimale massimo che è di 10, quindi siamo al 30% delle capacità di vita della bambina. Quindi quali erano le condizioni effettive della bambina, e che anche dopo la compensazione, che sarà non so in che cosa sia avvenuta la compensazione, se hanno fatto una tracheotomia eccetera eccetera, non è arrivata mai dopo i 4, 5, 5, poi precipitato di nuovo a 4, quindi la bambina probabilmente non era in condizione manco di essere trasportata per prima questione. Cioè la bambina andava solo, stamattina io sono stato intervistato dalla 7, c'era un medico di San Raffaele di Milano che è un esperto, sì, che diceva la bambina non era da trasportare, era solo da affidare al pronto soccorso, ed è esattamente quello che bisognava fare, affidarla al 118 che già aveva ambulanze organizzate e portarla al primo centro dotato di rianimazione della città di Catania, che ce ne sono tanti, dove non potevano assolutamente rifiutarla. Andiamo alla questione degli elicotteri. La prima questione che si pone intanto se la bambina era trasportabile o meno in elicottero. Io credo di no, ma in ogni caso qualcuno avrebbe dovuto chiedere questo servizio, nessuno l'ha richiesto. Non è che dentro un ragionamento si è detto trasportiamo la bambina a Messina, trasportiamola in elicottero, trasportiamola. No, hanno fatto tutto da sé, la trasportiamo con la nostra ambulanza, eccetera, eccetera. Ora, pensare che a Catania di notte esista un servizio di elicotteri per il trasporto è una, stabilmente è una questione che non ha nessun criterio, perché Catania non è che Lampedusa, non è che Pantelleria, non è che Nicosia, no? I centri più qualificati, semmai il problema si pone all'opposto, di raggiungere Catania dalle altre parti della Sicilia. Cioè, anche perché, voglio dire, stiamo parlando di un polo sanitario di eccellenza che ha tutte le... Tanto è vero che io mi ricordo quando abbiamo avuto un incidente con la mia scorta, siamo andati a Siracusa e nelle ore e all'alba siamo andati a Catania per la rianimazione dei poliziotti di scorta che in quel momento avevano bisogno della terapia intensiva, no? Quindi non è a contrario, cioè Catania è un luogo di attrazione. Quindi l'elicottero, se ciò nonostante, no, è una battuta però che tutti stanno facendo in modo sbagliato, perché se l'elicottero in ogni caso, se si fosse deciso immediatamente il ricovero a Messina della bambina, l'elicottero sia pure non già pronto, doveva immediatamente intervenire. Quanto tempo ci voleva per chiamare l'operatore e far partire l'elicottero? Mezz'ora, perché c'è l'elicottero, non è che c'era il tema, sicuramente. Invece la bambina si sente all'una, male, nasce all'una, e l'intervento, la decisione del trasporto a Ragusa avviene alle 2 ore dopo. Cosa è successo in queste 2 ore? Quindi l'elicottero non è stato per nulla invocato, perché se l'elicottero, anche se non previsto stabilmente il servizio di notte,
ma come possibilità, se non poteva rifiutarsi, perché sarebbe omissione di soccorso, non c'era la possibilità minima che si rifiutasse, quindi la speculazione. Ovviamente questa speculazione nasce dal fatto che c'è stato il direttore del 118 di Catania, di Palermo, che sentendosi male, ma non sentendosi male, avendo un infarto in corso, quindi non è che si è sentito male per intenderci, preso dal questo si trova in una struttura ospedaliera in Sardegna, no? È solo, si pensa che non gli stanno facendo un trattamento adeguato, lo dovevano trasferire a Cagliari, dice che lui sostiene, io non ne so nulla perché ovviamente non è che noi chiamano a noi quando devono chiamare il 118, cioè noi le sappiamo sempre dopo quando li sanno anche i giornali e spesso riapprendiamo dai giornali, non è che siamo gli operatori del 118, cioè apprendiamo che questo avrebbe chiamato il 118 per farsi accompagnare a Palermo all'ISMET. Ora ci sono due aspetti della questione che noi dobbiamo affrontare lì. Intanto il collegamento con l'elicottero verso l'ISMET può avvenire perché è considerato un centro di eccellenza che va oltre la competenza regionale e quindi interesse nazionale, quindi si può venire dalla Sardegna, dalla Calabria verso l'ISMET. Quindi il 118 si viene chiamato, per intenderci, per andare a fare un volo verso l'ISMET, lo deve fare, quindi non è che si può rifiutare. E quindi io, per dire la complessità della vicenda, no? L'altra questione che scatta è se il trasferimento rispetto alla gravità del soggetto era tale da motivare l'uso. Sicuramente il fatto che c'è lo stesso responsabile del 118 che decide poi lascia questa incognita, però io sinceramente non voglio assolutamente qui dire cose che non conosco. L'assessorato ha avviato l'indagine, c'è la vita di un uomo in ogni caso che è stata salvata, si sarebbe salvata in un altro posto, non lo so, io non me la sento di dire e non mi sento di giudicare. Se ci sono estremi giudicherà la magistratura, sarà la cosa, però insomma qui c'è un tizio, non è vero che il 118 c'è praticamente per la casta e non c'è per Nicole, perché nel caso della piccola Nicole, se si fosse chiamato il 118, no, sarebbe dovuto, ma non l'hanno chiamato il 118, l'hanno chiamato esclusivamente per dire dov'è che ci sono posti a Catania nel distretto, perché questa, quando si cercano i posti, questo è un quadro nuovo adesso che viene fuori, ma questo lo sanno, cioè è chiaro, non è che loro dovevano semplicemente affidare a pronto soccorso la bambina, perché intanto perché non avevano la culla, il respiratore automatico, e nell'ambulanza che hanno utilizzato non c'è il respiratore, c'è quello manuale, un'ora e mezza in cui questi medici pompano, quello automatico è più sicuro. Perché si sono avvalsi della loro struttura quando potevano semplicemente affidare al 118? Qual è stata l'effettiva ora della morte della bambina? La bambina era comunque salvabile, oppure ci sono stati ritardi nel trattamento immediato, subito dopo la nascita? Resta il fatto che i comportamenti sono allucinanti tutti. Questo è sicuramente una bambina che è il rischio di vita. Ripeto, si porta a pronto soccorso che ha l'obbligo assolutamente di riceverla, e non c'è una struttura che possa rifiutare un paziente con grave pericolo di vita. Per essere chiaro, quindi in questi casi, cioè quando stiamo parlando, c'è un pronto soccorso che si può rifiutare di prendere una bambina moribonda, ma che stiamo scherzando? Cioè, quindi qui è avvenuta, tanto è vero che la prima ipotesi che si fa nel lavoro della commissione è che la struttura non abbia informato della gravità, poi c'è da stabilire qual è stata l'ora effettiva del decesso, cioè, ora questo attribuirlo come responsabile, oppure che ci l'altra questione, perché non è stata trasportata con l'elicottero, semplice, perché nessuno l'ha richiesto, non perché non ci sia,
Perché è chiaro che non ha senso tenere un operatore, tutta, gli operatori vigili tutta la notte per un elicottero, per un episodio che non accadrà mai, perché difficilmente, raramente si può pensare che uno trasferisce da Catania un paziente. Per dove? Ci sono strutture meglio di Catania nel resto dell'isola? Quindi non è che ho strutture che non ci sono a Catania. Cioè è questo, quindi ci sono tutta una serie di cose che poi attengono meramente alla speculazione. Resta il fatto che questa bambina è morta, resta il fatto che io ho presente il dolore di questi genitori, del nonno, di questa speranza che loro avevano, di questa vita che si apriva, è agghiacciante, e chi ha sbagliato paghi. Quindi facciamo meno polemiche politiche e più indagini concrete. Cioè, sono convinto che la magistratura di Catania farà un bel lavoro su questa cosa, come sono abituati a fare, e si guarderanno gli altri, cartelle cliniche, cose. E comunque noi non faremo sconti a nessuno, come se abbiamo dimostrato, perché quanto oggi Lucia Borsellino ha sospeso le attività di ostetricia nella clinica, già la dice lunga sul livello di severità che noi stiamo adottando. Così come verificheremo se effettivamente non c'erano posti, perché non se nessuno pensi che se ha mentito si salva, qual era il livello di valutazione, se tutte le azioni fatte sono state utilizzate, perché si è scelto Ragusa quando senza verificare altre ipotesi, e tutta una serie di cose anche fuori provincia, cioè diciamo fuori dall'area del distretto. E questo è un'ipotesi, peraltro anche Catania, anche persino Palermo in elicottero è meglio piuttosto che andare a Ragusa, per essere chiaro, cioè in termini piuttosto che andare con un'ambulanza, fra l'altro non il massimo, visto che mancava il respiratore automatico da Catania a Ragusa. Non è vero che la bambina poi ha tirato ed è morta sempre, però tutto questo deve essere affrettato dalla cosa. Però non facciamo speculazioni politiche. Non si può. Avanza l'ipotesi che sia morta già in clinica. E questo lo accerterà. In ogni caso le condizioni della bambina, già al momento in cui vengono dalle cartelle, sembrerebbe con il livello 3 di depressione, cioè significa che era molto più vicina alla morte che non alla vita, cioè per essere chiaro, e quindi era legata a un soffio di vita, a un soffio di vita. Però il tema è questo, però cominciare a dire cosa si è fatto nel sistema regionale della sanità, per cui ogni volta è colpa del sistema regionale della sanità, e dire commissariamo la regione siciliana, perché se ci fosse stato un commissario che fa? Questa bambina, cioè chi ci avrebbe garantito se la clinica secondo gli standard di legge nazionale ha le caratteristiche per essere accreditata? E io questo un po' comincerei a considerare questi standard, perché per esempio alle strutture pubbliche è richiesto che abbiano la rianimazione per poter fare parte, a quelle private no. Bene, cominciamo a ragionarci su questo, se debbono avere. Però ripeto, non mi pare che per esempio fra il primo punto di rianimazione che c'è e la clinica ci sia una grande distanza, perché mi pare che i Cannizzaro mi dicono che si trovi a 200 metri. No, 2 chilometri. 2 chilometri. 2 chilometri, cioè voglio dire, non è che tu telefoni e vedi, verifichi, perdi tempo, prendi l'ambulanza e gliela porti. E dopo 3 minuti è lì. Poi il Cannizzaro è il più attrezzato di emergenza. Dopodiché probabilmente non si sarebbero perse 2 ore preziose, no? E dove ci sarebbero stati in ogni caso, al di là dei post o non post, c'erano medici di rianimazione esperti, gente che sapeva fare bene, anche sapeva praticare eventualmente anche una tracheotomia, che farla a una neonata è una cosa, perché capite bene che la trachea di una neonata è un puntino, che stiamo parlando, perché stiamo parlando di un esserino piccolissimo, così che quindi anche qualsiasi tipo di intervento che si fa, anche chirurgico, richiede mani esperte. Lì ci sarebbe stato
anche rianimatori neonatali in grado di avere ben altra competenza rispetto alle professionalità che mancavano, per cui per 2 ore sta bambina è rimasta in mani non così specializzate come quelle che si potevano avere nel vicino Cannizzaro. Quindi bastava semplicemente fare queste azioni. È colpa dei medici della clinica? Non lo so. Colpa dei medici del Cannizzaro? Non lo so. Comunque di chi sia la colpa, perché che ci riguarda noi pagherà. Non è che, però ecco, cominciamo a dire che nel campo della sanità noi siamo, non è che abbiamo trovato la perfezione e adesso noi abbiamo trovato la sanità dove c'era la villa di Bagheria in mano Iel Provenzano per intenderci, data con tariffe altissime. Abbiamo cominciato a mettere ordine, abbiamo cominciato a fare la battaglia per avere dei manager tecnici e non politici, abbiamo cominciato ad avere risparmi incredibili nel campo delle assicurazioni, nel campo degli sprechi dei farmaci, nella nostra lotta alla corruzione. È chiaro che tutto questo sistema non è che si ripara in 3 giorni, oppure se c'era il commissario. No, la verità è pesantissima ancora oggi. Io quello che chiedo è di non speculare sulla vita di una bambina in termini politici. Noi vogliamo che questa bambina e i suoi familiari abbiano giustizia e soprattutto, se possiamo trarne degli insegnamenti, evitare che questo accada nel futuro. Non può avvenire più nel futuro anche questo livello di comunicazione. Dobbiamo dire con chiarezza che quando si chiede, quando si ci rivolge al 118, si deve stabilire, che livello di gravità c'ha quando lo fa una struttura medica, perché non è che un privato cittadino che ha telefonato al 118 e dice: mio padre sente male, mia figlia sente male. È una struttura accreditata, una struttura accreditata che ha le competenze, che può dire: senti, questa bambina è in fin di vita, dovete portare immediatamente in una struttura di rianimazione, cosa che avrebbero dovuto fare a quel punto per legge. Invece qui loro si rivolgono al 118 per sapere dove possono trovare posti, perché, ripeto, preferiscono loro effettuare il trasporto. E questo debbono chiarire anche per quale motivo preferiscono loro effettuare il trasporto. Sono assunti anche la responsabilità, evidentemente. Sì, ma perché preferiscono loro quando invece la bambina era pronto soccorso? Forse per mascherare l'ipotesi di cui... Ma qualcuno... Vabbè, però siccome su questo non possiamo essere noi... L'autopsia dirà se è morto in clinico. L'autopsia dovrà stabilire tante cose, come è stata, se è stata praticata una tracheotomia, come è stata compensata la bambina, speriamo che venga fuori dall'autopsia, e se per esempio quell'intervento sia stato fatto correttamente o non abbia aggravato le condizioni, e il bambino, la bambina aveva liquido ai polmoni appena nato, come gli è stato aspirato, se l'intervento è stato invasivo, cioè perché, ripeto, intervenire su un corpicino così piccolo in termini chirurgici è una cosa che possono fare solo specialisti specifici di questo ramo. Ora, mentre a Cannizzaro, a Policlinico, a Garibaldi c'erano tutte queste figure professionali, al di là dei posti, già affidarla a quelle cliniche era già consegnare al pronto soccorso. E già avrebbe consegnato quella bambina a mani competenti in questo campo. Quindi questo non è stato fatto e io spero che si chiarisca. Però, ripeto, nessuno utilizzi in chiave politica queste cose, perché questo mi fa orrore e penso che veramente chi può speculare politicamente sulla morte di una bambina è veramente un fatto di sciacallismo. Lei poco fa ha parlato di Ismet, a proposito che può raccogliere, essendo una struttura di eccellenza, anche da altre regioni. C'è una polemica sull'Ismet, qualche battuta solamente, tanto per chiarirla. Una battuta, io... C'è qua stata rete televisiva che ha detto delle cose completamente inappropriate. Dicono praticamente che noi non vorremmo continuare, che questo rapporto non si continui, il rapporto con
l'università americana, ma è completamente falsa questa cosa. Io ho avuto già ieri un incontro con il responsabile dell'ISMET ed è la situazione attuale è questa. L'ISMET ha avuto un rapporto con un'università americana di Pittsburgh sulla base che ha deciso così, in affidamento diretto per intenderci, sulla base del fatto che era autorizzato come centro di sperimentazione. Con il 2014, al 31 dicembre 2014, è finita la sperimentazione. Quindi, per legge, il sistema ISMET è stato incardinato all'interno del sistema sanitario pubblico, non più quindi un centro di sperimentazione, ma è quindi sottoposto alla disciplina di legge del pubblico. Dopodiché c'è un consiglio di amministrazione, c'è stata nella finanziaria, sono stati inseriti alcuni articoli, credo che sia il 606 e il 607, come 606 e 607 della finanziaria, che prevedono a favore dell'ISMET la possibilità di pagare a tariffe più alte rispetto agli altri in considerazione del valore di eccellenza di questo ente. La regione siciliana ha continuato il rapporto di collaborazione e ha riconosciuto queste tariffe, li paga. Adesso l'ISMET si trova di fronte a una scelta che deve fare, cioè come continuare il rapporto con il socio privato americano che precedentemente gestiva la struttura, che invece è stata incardinata nel sistema pubblico, giusto? Quindi non potrà essere più il gestore, ma il gestore diventa italiano, per intenderci. Loro avevano questa mission, quella di fornire questo supporto perché si incardinasse una gestione palermitana, diciamo, siciliana. Ora, quindi, naturalmente nulla vieta che la struttura agisca come americana, l'università come struttura di supporto, e che quindi continui questo rapporto di collaborazione. L'unico tema è che siccome tutto questo costa 30 milioni di euro, è di capire con quali leggi dello Stato italiano si possa provvedere un affidamento diretto a un'università americana specifica di questo servizio senza che questo ci porti a una violazione della legge. Se l'ISMET ritiene che questo lo può fare, cioè che possa affidare a un privato, dicendo che l'unico privato, per esempio non il Centro Pasteur, non tutta una serie di istituti di eccellenza che potrebbero benissimo favorire l'internazionalizzazione dell'ISMET, ritiene che sia l'unico centro che possa assistere l'ISMET, se lo facciano, ma se ne assumono eventualmente tutte le responsabilità. La regione non entra nel merito degli atti gestionali che sono a carico del consiglio di amministrazione dell'ISMET, quindi noi non stiamo né sabotando un accidente, perché i soldi glieli stiamo dando, li sosteniamo. Allora la scelta, le cose, vogliono fare una gara internazionale per la scelta oppure vogliono un affidamento diretto, questo se la vedono loro. Io, incontrando, gli ho suggerito quale potevano essere persino le soluzioni, cioè se loro ritengono che la sperimentazione debba continuare con l'istituto americano e che loro ancora non sono pronti per poterlo fare da solo, o non sono pronti a passare un altro socio, un altro collaboratore, un altro centro, e per cui ritengono che in questa fase sia necessario il rapporto con gli americani,
si facciano autorizzare, perché no, la regione non lo può fare, dal Ministero della Salute italiano la prosecuzione della sperimentazione, visto che la legge non lo prevede, e risolvere il problema. Però basta con queste polemiche, perché noi non abbiamo assolutamente impedito all'ISMET di fare niente. Se loro ritengono che possono continuare tranquillamente questo rapporto e affidare 30 milioni di reti senza gara e senza niente, se ne assumono tutte le responsabilità di legge, o altrimenti seguono i miei consigli, chiedano, così come chiederemo noi, facciano una relazione sulla necessità di continuare questa sperimentazione, e se il Ministero è d'accordo li autorizzi. Ma noi non lo possiamo fare, noi, salvo dargli i soldi, che dobbiamo fare? Glieli stiamo dando, quindi non stiamo entrando nel merito della loro gestione, nessuno scaricasse alla Regione la responsabilità che non ha. Parliamo un attimo di Catania. Lei ci ha sempre sostenuto, anche l'ultima volta che è venuto a Catania, cercare di diminuire questa concezione, quantomeno diminuire questa concezione palermocentrica della regione siciliana, perché Catania rappresenterebbe l'altra metà dell'isola e che deve avere la stessa attenzione, voglio dire, che ha sicuramente Palermo e la Sicilia occidentale. Aveva promesso di venire, non è venuto. E non è venuto neanche, mi faccia completare, sabato scorso, poi lei ci dirà, io so perché non è venuto, ma dico, sabato scorso, quando è stata presentata questa nuova fondazione fabbrica, di cui lei era anche uno degli ispiratori, voglio dire, di questa cosa. Allora, intanto non sono venuto sabato perché mi trovavo a Roma, perché c'era l'insediamento, il concistoro per la creazione dei cardinali, e fra loro c'era un siciliano, Montenero, quindi ovviamente la cosa ci rende orgogliosi. Però sinceramente l'ultima visita che ho fatto a Catania è stata il 5 febbraio, quindi meno di 12 giorni fa, è stato per Sant'Agata, e negli ultimi anni io per Sant'Agata ci sono venuto sempre. Fra l'altro, per me è un giorno molto importante Sant'Agata, anche perché, siccome mia mamma, che mi manca da 3 anni, si chiamava Agata, per me è anche un modo per ricordarmi di mia madre, quindi sono molto legato a questa santa e sono legato anche a Catania. È chiaro che il tema di esserci di più per me è un tema importante, me ne rammarico, devo cercare di organizzarmi veramente, seriamente, me lo devo persino imporre con metodo. Io devo fare in modo che il lunedì, perché se lo faccio in un'altra giornata, mi trovo a Catania per incontrare i catanesi e affrontare. Però, voglio dire, sul piano della vicinanza non è mancato il supporto al teatro quanto è stato necessario, abbiamo sbloccato situazioni terribili che c'erano, non è mancato la vicinanza al Librino, quanto abbiamo fatto la zona franca urbana al Librino, che dà possibilità economiche. Adesso stiamo lavorando per la scuola superiore al Librino, anche questo un'attenzione. Penso che anche in questa questione del distretto della Sicilia sud-est, noi saremo molto vicini all'amministrazione e anche di Catania, per la creazione della città metropolitana di Catania, con la quale stiamo lavorando. Quindi per me Catania rimane un elemento importantissimo della vita economica, sociale e politica della Sicilia. È chiaro che ci debba essere di più. Rispetto poi a questo laboratorio fabbrica, mi piace molto, perché l'idea di mettere insieme degli intellettuali, delle persone che sono impegnate nella società, nell'ambito del mondo della cultura, eccetera, per cercare di elaborare delle idee, quindi una fabbrica come fucina di idee, come lavoro, raffinare le idee, perché a volte la fabbrica non è che fa necessariamente oggetti nuovi, a volte li modella, li aggiusta e quindi
può riparare anche, può servire a riparare o a rimodellare. Quindi la fabbrica come elemento appunto di costruzione, l'uomo Faber è l'uomo che costruisce, e mi piace molto la scommessa di fronte a una Sicilia che tutti quanti vorrebbero presentare come indolente, sonnolenta, addirittura non modificabile, e quindi questa idea di mettere in campo invece l'azione del fabbro, dell'uomo Faber, è un'idea sicuramente moderna, contemporanea, che accetta la sfida della contemporaneità e della, persino dell'avanguardia. Noi non abbiamo bisogno di chiacchieroni in Sicilia, abbiamo bisogno di costruttori, appunto dell'uomo che costruisce, del fabbricatore, dell'uomo Faber, di colui che ogni giorno si impegna. E quindi questo laboratorio fabbrica, io sono convinto che avrà successo, perché riscontra l'attenzione della gente per bene, che non vuole più stare a guardare dalla finestra i giochetti che fanno gli altri, ma vuole decidere e vuole essere protagonista in prima persona. Per cui la prima cosa che devo fare la prossima volta che vengo a Catania è incontrare gli uomini e le donne di fabbrica. Vabbè, questo è un impegno. Certo, ormai è assunto pubblicamente persino. E ringraziamo il Presidente per questo tempo che ci ha dedicato, e speriamo che il prossimo incontro e la prossima intervista la faremo proprio a Catania. Beh, sicuramente.